Da giovane, Nasreddin Khoja ogni giorno attraversava la frontiera con le ceste sul suo asino colme di paglia. Era un contrabbandiere e appena arrivava alla dogana, la prima cosa che faceva era confessarlo: «Mi chiamo Nasreddin e sono un contrabbandiere». Le guardie allora lo perquisivano a lungo, gli controllavano i vestiti e il carico che trasportava, infilzavano la paglia con una baionetta, la immergevano nell'acqua e arrivavano persino a bruciarla, pur di capire se nascondesse qualcosa. Eppure non trovavano mai nulla. Nel frattempo la ricchezza di Nasreddin continuava a crescere. Quando alla fine divenne mullah, fu spedito in un paese lontano e abbandonò per sempre il contrabbando. Un giorno, in quel luogo sperduto, si imbatté in uno dei doganieri che lo perquisivano quando era giovane. L'uomo non resistette alla tentazione di chiedergli: «Adesso puoi dirmelo, Nasreddin. Cos'è che commerciavi di contrabbando? Non siamo mai riusciti a scoprirlo». E il saggio rispose: «Asini».